Il centro di assistenza sanitaria che verrà aperto al carcere di Catanzaro, oggi procediamo all'inaugurazione, è davvero un centro di eccellenza, rappresenta per tutto il meridione, nato dalla sinergia ovviamente del carcere di Catanzaro, del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria e dell'ASP e della Regione Calabria, il Dipartimento Tutela alla Salute. Prevede delle stanze di degenza per i detenuti che soffrono di problemi sanitari, soprattutto problemi di fisioterapia, perché abbiamo un servizio avanzato di fisiochinesiterapia e in particolare, oltre alle varie patologie di medicina generale, quindi che si possono accorpare in varie branche, soprattutto un servizio di psichiatria per i soggetti che hanno bisogno di tutela della salute mentale, che è uno dei grossi problemi che affligge i detenuti. È rivolto un po' a tutta la popolazione carceraria del Mezzogiorno, non solo del carcere di Catanzaro? Assolutamente sì, intanto è l'unico in regione, poche altre regioni hanno questi centri avanzati, quindi siamo pronti ovviamente ad affrontare questo carico di lavoro perché verranno assegnati anche detenuti da altre regioni. Il commento è che è una struttura d'eccellenza che si annovera tra tante altre che vi sono sul territorio nazionale. E per la Calabria è sicuramente una risorsa, perché si tratta di una articolazione delle locali assistenze sanitarie e sono delle articolazioni che si snodano in centri ambulatoriali, almeno 15, assistenze psichiatriche, assistenze per le disabilità anche motorie, e la considerazione che faccio: lo Stato ha speso moltissimi soldi, noi abbiamo il dovere di rendere operativa questa struttura in collaborazione con le autorità sanitarie, ed è un dovere per evitare e prevenire il degrado di una struttura d'eccellenza, è un dovere per garantire pari assistenza sanitaria anche ai detenuti, è un dovere nei confronti del nostro personale di polizia penitenziaria, perché all'interno della struttura penitenziaria potrà fare assistenza in sicurezza per quanti sono chiamati a vigilare nell'ordine delle nostre strutture. Dottore, gli organici sono sempre deficitari, questa apertura sgrava qualche risorsa o ne pretende altre? Sicuramente noi dobbiamo avere un'attenzione a questo istituto. Io ho ricevuto da parte di alcune sigle sindacali, tra queste la CISL, delle osservazioni che sono delle osservazioni costruttive. Questo è il rapporto che io auspico, cioè quello costruttivo in cui si danno dei suggerimenti, e a quei suggerimenti noi dobbiamo doverosamente dare risposta. È evidente che a livello locale questa sicurezza e questo ordine dovrà essere garantito dal nostro personale. A livello complessivo, generale, vi saranno delle economie, perché noi siamo sollevati dall'onere di traduzioni che sono onerose, siamo sollevati dall'onere dei piantonamenti, e proprio di questo parlavamo con il provveditore, affinché in progressione, man mano che questa articolazione sarà attivata, noi dovremo fare le doverose compensazioni per dare un riconoscimento a quanti in questa struttura, in questo istituto che io conosco molto bene, valorosamente operano, perché il nostro personale di polizia è un personale di polizia che sa far fronte a enormi difficoltà. È stato bravo in questa lunghissima, torrida estate, e voi mass media dovete rispettare la polizia penitenziaria, perché la polizia penitenziaria lo merita, soprattutto in questo momento. A breve noi celebreremo il bicentenario di una storia gloriosa, di un corpo di polizia che ha saputo ben operare al servizio della sicurezza del nostro Stato.